Salve a tutti stramodi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Sequestene e oggi siamo finalmente in un nuovo Audition dopo tantissimo tempo, quindi yuppie! Ovviamente questo qui è un haul di cose che ho raccolto durante questi mesi, perché sapete, non è che faccio ordini di Shane così, insomma li faccio soltanto quando mi serve qualcosa, quindi questa qui è una raccolta di molte cose, alcune in realtà, che ho preso durante questi mesi. Ma prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati, guardare Weebo Monthly Favorites, leggere il weekly postaggio, e che se volete supportare il canale potete farlo dando un'occhiata al link Ko-fi, Vinted e Fiverr in descrizione. Ultima cosina, se volete, praticamente c'è quest'altro sito simile a Shein che è Temu, e praticamente su Temu c'è la possibilità, facendo un giochino semplicissimo in cui devi soltanto cliccare un coso per annaffiare il grano, di vincere degli articoli gratis. Praticamente selezioni gli articoli e poi inizi ad annaffiare il grano fino a quando non completi la percentuale. Se volete, giocate nel link sotto, così poi posso farvi vedere quello che arriva. Insomma, detto questo, partiamo appunto con l'haul. Sarà un haul di cose un po' semplici e vi dirò, lo sto registrando anche per la seconda volta perché spero che venga qualitativamente meglio, che c'è un po' di luce, perché ho visto che la prima volta che l'ho registrato era terribile, era buissimo. Ma prima facciamoci una treccia perché sto morendo di caldo. Ok, rinfrescatami un po', vi faccio vedere subito appunto questa maglietta, che è quella che ho indosso e che io adoro. Allora, io l'avevo adocchiata già da un po' di tempo e la vedevo nel carrello e facevo: ma che fa? La prendo, non la prendo, la prendo, non la prendo, la prendo, non la prendo. Alla fine l'ho presa perché ero a carenza di magliettine, erano tutte tipo troppo surate. Sapete quando indossate così tanto una cosa che appena la mettete puzza, anche se siete voi pulitissimi, la cosa pulitissima. Questa cosa è magnifica, io sono felicissima di averla presa, mi piace tantissimo, e poi è morbida, è 100% anche cotone mi pare, quindi super nice, sono troppo troppo felice. Poi il viola è un colore che indosso tantissimo, quindi sono davvero tanto 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 felice di averla presa. Continuiamo con questi pantaloni che accompagneranno un po' tutto il video, visto che non ho ordinato altri sotto. Sono essenzialmente questi leggings. Allora, me la sono rischiata con questi leggings perché praticamente mi vengono piccoli, mi vengono molto stretti, ho fatto tanta tanta fatica per farli entrare, soprattutto nella parte della gamba, però insomma non. Questi leggings infatti mi sa che cercherò di rivenderli su Vinted perché proprio no. Continuiamo poi con questo paio di calzini magnifici. Vi faccio vedere un calzino così, ma guardate quanto è carino, è magnifico, è un tappino che sbuca dal formaggio, è magnifico, magnificerri. Uno indossato, ovviamente indossato sgrana un pochino perché sì, il piede è più grande del calzino, cosa ci vogliamo fare. Continuando sulla serie oggettistica, ho preso anche queste chia finte. Ora, mi dispiace non potervele fare vedere indossate, ma praticamente quello che cercavo era delle ciglia finte con effetto naturale che semplicemente infoltissero un po' le mie ciglia normali, perché come vedete non è che io abbia chissà che ciglia, insomma. Però le ciglia finte che avevo erano davvero too much, erano proprio ciglia finte da cosplay, quindi sono davvero felice di aver preso queste con effetto naturale a qualche evento, a qualche compleanno, così le uso, ma insomma nulla di così. Però insomma sono molto comode e molto facili da applicare, quindi yay, approvato. Continuando con le magliettine, vediamo questa di qua. Allora, come potete vedere voi stessi, questa magliettina già veste un po' più oversize. Faccio vedere quanto lunga arriva, cioè capito, viene quasi a vestitino, soprattutto ora che ho perso qualche chiletto, quindi viene veste un po' grande. Non ricordo sinceramente che taglia è, ma la cosa più bella è ovviamente la stampa con questo drago fatto di sushi, che lo trovo adorabile. E quindi sì, super approvata anche questa. L'unico scam è che c'era scritto in evidenza cotone, mentre è un misto cotone, e quindi io tipo un peccato, perché purtroppo in estate, soprattutto se non è cotone, io non lo sopporto, cioè inizio a sudare a mo' di fontanella, quindi infatti questa qui la uso tipo in autunno, primavera, queste stagioni dove non si capisce un cazzo del tempo, però avete capito, insomma. In ogni caso, molto approvata, molto carina, ci devo andare al sushi qualche volta, cosa che non ho ancora fatto. Andiamo appunto anche con quest'altra magliettina. Anche qui siamo sui toni del viola, anche questa veste
comoda, non dico grande, ma comoda, sì, un po' come l'altra, un pochino di meno, ma la cosa più carina è ovviamente la stampa con questa super colazione. Molto molto carina, cioè vi prego, c'è anche un conigliettino qui, un altro qui, i cereali, è troppo carina, è troppo adorabile, anche questa già l'ho usata più volte e questa invece è tutta cotone, quindi... Yay. Sono davvero tanto tanto felice di averle prese, anche perché già le ho usate tantissime volte e quindi mi fa piacere, insomma, avevo proprio bisogno di un ricambio di magliettina perché non erano più usabili quelle che avevo. Anzi, prossimamente penso che ne butterò altre perché davvero no, o almeno le arrotiamo a magliettine di casa. Passiamo anche a quest'altra maglietta. Canotta. Tutto sommato questa qui è una canotta davvero iper normie, però davvero mi piaceva troppo il taglio, c'era anche disponibile in varie colorazioni, ma mi piaceva troppo, no, non so cosa dirvi, ma la trovavo proprio bellissima, mi piace tanto questo dettaglio di qui che raggruppa con i bottoni, non lo so, io l'ho vista e ho detto magnifica, la voglio, è mia e quindi l'ho presa. Unica pecca è che è di quella stoffa sintetica che ti tiene davvero davvero caldo, quindi devo vedere un attimo come indossarla o in autunno così oppure d'inverno in qualche modo, perché proprio d'estate estate, come tiene caldo questa maglietta, non tiene caldo nient'altro, quindi insomma da rivedere, mentre dietro è tutta nera, ma boh, io l'adoro, boh, è semplicissima, ok, nulla di speciale, però l'adoro. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se siete team questa maglietta oppure team, ma non mi dice niente di speciale. Io ho innamorata di questa maglietta, vi giuro. Faccio vedere con delle riprese a casa di cura questo completo. La ripresa dal passato per fare vedere invece quest'altro appunto completino che ho preso da Shein, che uso attualmente come pigiama vestito di casa a casa di cura. Allora, il completino è questo, quindi magliettina e pantaloncini. I pantaloncini hanno l'elastico, il laccetto e due tasche ed è tipo un completo in generale super comodo. È tutto di cotone, 100% cotone, quindi con questo caldo infernale è la cosa più bella del mondo. L'unica pecca è che è arrivato con le cuciture, diciamo, grezze, quindi ho fatto l'orlo io a macchina. E l'unica pecca è che appunto si va arricciando, come potete vedere si arriccia, ma questa cosa anche tipo nei pantaloni si va a arricciare, ma insomma, ripeto, un completino da casa, quindi è magnifico, però in realtà se lo trattate meglio di quanto non lo tratti io in casa facendoci le pulizie, cucinandoci, eccetera, eccetera, potete, suppongo, anche usarlo per uscire, per andare in palestra come qualcosa di più casual e comodo, diciamo. E top anche per stare a casa per il fatto che appunto è bianco, quindi nel caso se si dovesse lordare, candeggina e addio. Quindi super approvato e per quello che costa ho pensato tipo di prendermi o un altro di questi o un altro paio di pantaloncini, perché poi ci sono i pezzi singoli. E uno può scegliere anche che c'è soltanto la canottiera invece della magliettina con le maniche, però io preferisco quella con le maniche. E uno può comprare sia magliettina che canottiera che pantaloncini anche singolarmente, però io ho scelto i due pezzi e sono molto molto felice. Ritornando a noi, passiamo anche a questa magliettina che ora vedrò come farvi vedere. Ho preso anche quest'altro top sbrilluccicoso che vi faccio vedere tenendo sotto questo reggiseno che ho preso sempre da Shein in un paio di haul fa. Era questo triste di reggiseni nero, bianco e rosso, favolosi, io li uso tutti i giorni, quindi favolosissimi. E a crop top, quindi vedete, arriva così. Perché ho preso questa maglietta sbrilluccicosa? Perché se vi ricordate, nel primissimo haul di Shein avevo preso questo vestitino altrettanto sbrilluccicoso che utilizzo normalmente tenendoci un maglioncino bianco sotto, ma volevo vedere di poterlo sfruttare anche in, per esempio, primavera, un po' più estate, diciamo, non è prettamente estate. E questa è perfetta perché è molto retata, diciamo, l'aria mi entra meglio che un maglioncino, quindi sono molto soddisfatta di averla presa. Siamo finalmente che mi posso togliere questi pantaloni e vi faccio vedere questo vestitino che in realtà avrete visto tantissime volte su Instagram ormai. Ovviamente di quale vestitino vi potrei mai star parlando se non questa magnificenza. Me l'avete visto indossare tante volte già su Instagram, l'ho messa a Pasqua e vi ho fatto le fotine, l'ho messa a Disneyland,
grande, vi ho fatto le fotine. Io semplicemente lo adoro, è semplicissimo, è super fresco, ha un taglio che mi piace tantissimo e ho trovato pure quella camicetta che comunque appartiene tipo al secondo haul di Shein a cui lo posso abbinare. Io non potrei essere più felice di così, è davvero adorabile, è proprio... proprio bellino, proprio fresco, proprio estivo. Poi ora quest'autunno lo sfrutterò tantissimo, dato i funghetti, dato molto le vibes autunnali, cioè le foglioline qua. Magnifico, cioè io non ho parole per descrivere quanto bellino sia questo vestito. È tipo fra i miei capi preferiti di tutti, tipo nell'armadio. È una cosa magnifica. Vi faccio vedere un attimo questo mouse che ho comprato però. Il mouse in questione è questo, praticamente lo uso attualmente come mouse perché sì, avevo bisogno di un mouse e volevo a tutti i costi che fosse rosa e carino e ovviamente col filo, perché io purtroppo sono dipendente dai mouse col filo. Devo dire, questo di qui lo sto usando da ormai un mesetto, due mesi e fa davvero il suo lavoro, lo fa molto bene, è molto comodo, molto leggero, molto swish swoosh, quindi approvato come mouse. E concludiamo, signori nostri, con questo vestito. Ecco il bel signor vestito. Allora, l'ho preso per un matrimonio, chiaramente, non è un outfit da usare tutti i giorni. Vi lascio una foto qui. Dici, perché non hai postato le foto su Instagram con questo vestito? Perché letteralmente l'unica foto che ho decente con questo vestito è questa. Perché non ne ho fatte altre? Perché c'era quel giorno al matrimonio caldissimo, c'era davvero troppo caldo e quindi non siamo riusciti a fare le foto. Comunque, come potete vedere, è lunghissimo, mi arriva proprio ai piedi, anzi l'ho dovuto pure accorciare un po' con tutto, calcolando persino i tacchi, però era lunghissimo e mi piace tantissimo che c'ha questo spacco qua che mi fa la cosciona, bellina. Molto bella, ovviamente qua non ho il reggiseno in questo momento, ma di solito viene un po' meglio. Niente, io lo adoro, facciamo una... bellissimo, io lo adoro davvero come mi sta questo vestito. Ebbene, signori nostri, siamo agli sgoccioli. Fatemi sapere qual è il capo preferito vostro che vi ho fatto vedere in questo haul. Recuperatevi anche gli altri haul per capire riferimenti ai vestiti che dicevo in questo. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!